Grave schianto a Tolentino, coinvolti quattro mezzi, feriti gravemente una donna e il figlio di 12 anni portati nell'ambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Il sisma non c'entra neanche le infiltrazioni d'acqua, la relazione tecnica del dirigente della provincia di Fermo, il comitato scuole sicure scrive a Mattarella, sit-in degli studenti dopo il crollo di ieri. L'accelerazione promessa non c'è stata il sindaco di Camerino Pasqui scrive a Regione Protezione Civile il cronoprogramma di consegna delle SAE cambiato sette volte. Presentazione ufficiale a Coverciano di Roberto Mancini, lo Iesino è il nuovo CT della Nazionale Italiana di Calcio, orgoglioso di essere qui, ha detto. Buonasera, e bentrovati a questo appuntamento con ETG Marche in onda come di consueto anche sulle frequenze di Radio Center Music 99.100 e in primo piano la cronaca, una donna di 44 anni residente a Tolentino e il figlio di 12 anni sono rimasti gravemente feriti in uno schianto avvenuto questa mattina attorno alle 7:30 lungo la strada provinciale Murattiana che collega Tolentino con i comuni di Pollenza e Passo di Treia per cause in corso di da parte degli agenti della polizia locale, la Toyota Yaris con alla guida la donna e a fianco il ragazzino si è scontrata con un autocarro che trasportava un piccolo Bobcat eh, quindi autocarro era guidato da un uomo di 56 anni residente a Caldarola si è trattato di uno schianto davvero tremendo che ha fatto saltare l'autovettura da una corsia di marcia all'altra c'è stato quindi un altro scontro con un furgone Ducato guidato da un 59enne di Treia, coinvolto anche un quarto mezzo, un Fiat Fiorino. Le condizioni della donna e del bambino sono apparse subito molto gravi, tanto che è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza, ne sono arrivate due, una da Ancona e una da Fabriano, che sono atterrate sui campi vicini, hanno caricato i due feriti per trasportarli all'ospedale regionale di Ancona. Il conducente del Fiat Ducato dopo le prime cure è stato trasferito al pronto soccorso all'ospedale di Macerata per accertamento. I vigili del fuoco sono stati impegnati per restrarre i feriti eh, dall'autovettura. La strada è rimasta chiusa fino alle 12:45. Ancora incidenti stradali, siamo in A14, in questo caso la notte scorsa il camion viene tamponato in autostrada. Lui scende e viene travolto da un'auto in transito. Un incidente mortale, quello avvenuto tra i caselli di Loreto Ancona Sud: da quanto si apprende, un tir condotto da un italiano di 51 anni ha tamponato un altro mezzo pesante che trasportava frutta a bordo della quale si trovavano due camionisti greci. Uno di loro è sceso per verificare quanto accaduto in quel frangente è stato travolto da un'auto su cui viaggiavano quattro persone di Anversa ferito gravemente anche il 51enne rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo del Tir che è stato estratto dopo un lungo lavoro di taglio termico da parte dei vigili del fuoco. Ed ora torniamo a Fermo per parlare del crollo del tetto in un'aula dell'Istituto Tecnico Montani. Il sisma non c'entra, non c'entrano neanche le infiltrazioni d'acqua che erano state ipotizzate nelle prime ore. La relazione tecnica del dirigente della provincia di Fermo appunto esclude queste due ipotesi. Intanto il Comitato Scuole Sicure scrive a Mattarella, e oggi c'è stato anche un sit-in degli studenti. Vediamo. Non avrebbe a che fare con il sisma e neanche con le infiltrazioni d'acqua ipotizzate in un primo momento. Il crollo del tetto di un'aula dell'Istituto Tecnico Montani a Fermo avvenuto lunedì mattina, meno di un'ora prima che entrassero gli studenti. Secondo la relazione tecnica del dirigente del settore viabilità ed edilizia scolastica della provincia di Fermo, non si sarebbero riscontrati nel tempo lesioni o cedimenti. Quanto al sisma, le schede AEDES, dopo le scosse, non avrebbero rilevato criticità. Ma allora che cosa è successo? È se il cedimento ci fosse stato un'ora dopo, secondo il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, le scuole di Fermo sono stracontrollate con le continue verifiche per il protrarsi delle scosse di terremoto dal 2016. Intanto il Comitato Nazionale Scuole Sicure ha scritto al presidente Mattarella dopo l'episodio e in mattinata c'è stato un presidio degli studenti con il collettivo Blocco Studentesco Fermo davanti alla scuola. In Consiglio regionale invece all'interrogazione della consigliera della Lega Marzia Malaigia sulla mancanza di investimenti nelle scuole risponde l'assessore al bilancio delle Marche Fabrizio Cesetti, presidente della provincia di Fermo dal 2009 al 2015. Nella provincia di Fermo negli anni dalla sua nascita sono state investite ingenti risorse proprio per la manutenzione degli edifici scolastici e per la loro sicurezza. Questa è stata sempre nella provincia di Fermo un'assoluta priorità dalla sua Costituzione nel 2009 fino ai tempi attuali, molta, molta attenzione, nonostante, nonostante i tagli dissennati del Governo centrale nei confronti delle province. Dal 2009 ad oggi sono stati investiti almeno 15 milioni di euro per quanto riguarda appunto la sicurezza e la manutenzione degli edifici scolastici del Fermano che fino ad oggi non avevano mai dato problemi adesso andranno accertate ovviamente le cause di questo crollo che soltanto grazie a Dio diciamo, è stata evitata una, una tragedia dovranno essere accertate le cause però io sono sicuro che queste cause non dipendono certamente da carenze manutentive da parte della provincia che... Sta facendo tantissimo in questa direzione. Scattano i soccorsi in mare aperto per un uomo di 58 anni colto da un infarto. Era a bordo di un catamarano battente bandiera montenegrina, è stato soccorso dalla Guardia di Finanza che stava effettuando un servizio di pattugliamento in mare a bordo di una motovedetta. Al largo della baia di Porto Novo le fiamme gialle sono salite a bordo dell'imbarcazione da Di Porto per un normale controllo di polizia. Hanno saputo che un marittimo stava male, tanto che il gruppo stava per dirigersi verso Ancona per chiedere aiuto. Il comandante della motovedetta ha fatto trasportare a bordo l'uomo colpito da infarto ha raggiunto il porto di Ancona ad una velocità di oltre 50 nodi. Attraverso la sala operativa sono stati coordinati invece i soccorsi a terra facendo intervenire presso gli ormeggi della Guardia di Finanza il 118 e la Croce Gialla di Falconara. Aggiunto a terra l'uomo è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette dove è stato operato. Ed ora con la cronaca invece andiamo a macerata quarto arresto nell'operazione Nigerians dei carabinieri della compagnia appunto di Macerata a finire in manette nella notte il 27enne ritenuto il corriere della banda che trasportava lo stupefacente a Macerata dalla Campania. Era in pratica un cosiddetto uomo struzzo, ovvero ingoiava gli ovuli prima di partire verso appunto eh, macerata eh, che raggiungeva a bordo di eh, pullman di linea. Ed ora andiamo a Camerino, ci sono ancora ritardi per quanto riguarda la consegna delle SAE, le soluzioni abitative di emergenza post-sisma. Il sindaco Gianluca Pasqui scrive a Regione e Protezione Civile, dice ancora il cronoprogramma per le consegne è stato cambiato sette volte, intanto oggi sono partiti i lavori di ripulitura del centro storico che è deserto ma comunque va tutelato. Vediamo. Togliere l'erba che desolante è spuntata nei vicoli dove prima c'era la vita, spazzare le strade, insomma affrancare almeno lo sguardo. Ecco l'intervento di pulizia del centro storico di Camerino, come deciso dal comune con il Cosmari. Al lavoro gli operatori in un centro fantasma. Piazza Cavour era stata chiusa nuovamente dopo la scossa dello scorso 10 aprile per problema di tenuta dei campanili. E al momento si esclude che possa essere riaperta prima di due mesi. A breve invece dovrebbero tornare fruibili via Fanese e via Leopardi. E via ogni angolo di, della nostra città è un momento di vita vissuta che oggi non abbiamo più. E trovare una città piena di escrementi di animali, di piccioni, eh, con l'erba alta, quelle macerie piccole che ogni piccola scossa genera è questo ci addolora ancora di più. E allora ho pensato che mh, deve essere restituita eh, ad una città, mh, seppure priva di vita. Perché all'interno non abbiamo più, come ormai tutti sanno, eh, nessun cittadino che ci vive, nessuna attività commerciale che esercita, quindi non c'è nulla. Però ci deve essere una pulizia, un ordine eh, affinché quando si entra all'interno per qualunque motivo eh, si possa rivedere una città ferita, quello certo, ma anche una città che, che sia come quella che avevamo. Il percorso verso la normalità appare ancora lungo. Delle 311 soluzioni abitative. Di emergenza ne sono state consegnate 7. Tradito anche l'annuncio dato durante l'incontro in regione dell'8 maggio sulle 55 SAE da consegnare entro sabato scorso. Il sindaco ha scritto alla regione Marche e al capo dipartimento della protezione civile l'accelerazione promessa sui lavori dice non c'è stata, sono ancora sospesi come sarebbe emerso durante alcuni sopralluoghi. Noi abbiamo avuto per ben sette volte il cronoprogramma cambiato e lì anche eh, la giustificazione non riesco a darmela. Io ho messo. A disposizione circa se non erro 35 terre, ma è come dire lì. Mi piacerebbe che ci andassero le SAE. Ma poi eh, l'aspetto la, tecnico non è di peso più per legge eh, eh, da noi sindaci, ma è di peso da chi ha fatto degli studi: quindi Regione Marche ERAP, che sono anche direttori dei lavori, e dopo tutti questi mesi stento a, a, poter, a potermi attribuire la colpa di questi ritardi. Perché ripeto uno può. Mal comprendere la difficoltà costruttiva su una terra, lo può mal comprendere una volta, può metterci eh, altro tempo per capire le difficoltà, ma cambiare per eh, così tante volte a me rimane eh, difficile da, da capire. E ancora per quanto riguarda il post-sisma parliamo di busta paga pesante, se ne è parlato anche durante l'Assemblea legislativa delle Marche. Sentiamo Andrea Fiano estendere oltre il 31 maggio la proroga per la sospensione della restituzione della busta paga pesante, da allungare anche da 2 a 5 anni, rendere omogenee le agevolazioni della zona franca urbana sono due dei provvedimenti di legge di modifica delle normative collegate al terremoto che erano state illustrate le regioni dalla commissaria alla ricostruzione Paolo De Micheli durante l'ultima cabina di regia a Caldarola svoltasi lo scorso 10 maggio il tema della restituzione di quella che da opportunità rischia seriamente di diventare una beffa e un salasso per i terremotati è arrivato nell'odierna Seduta dell'Assemblea legislativa delle Marche. Dal consigliere di Uniti per le Marche Boris Rapa è stata infatti presentata una mozione in cui si chiede che l'assise chieda al governo almeno la diluizione a 36 mesi. Ho presentato questa mozione perché riteniamo opportuno, come gruppo consigliare di Uniti delle Marche, di dare una proroga di ulteriori 12 mesi alla restituzione della busta pesante perché in una situazione di difficoltà come è ancora legato tutto il territorio legato al cratere penso sia giusto dare estremi e soprattutto dare degli esempi pratici ai cittadini marchigiani. Bisogna mettere in condizione i cittadini di essere agevolati in una situazione che è già particolarmente difficile. Quale può essere l'impegno dell'Assemblea in questo senso? L'Assemblea chiaramente chiede al Governo di fare questa proroga, non essendo materia diciamo, regionale l'impegno di andare in Parlamento al Governo e chiedere proprio questa proroga. E Ancora in questo senso, l'avvocato tributario Bugamelli sostiene che ci siano dei caratteri di incostituzionalità, riguardo alla norma sulla restituzione della cosiddetta busta paga pesante. Non solo perché ai cittadini che hanno subito il terremoto del 2016 viene richiesta la restituzione al 100% e in tot rate 24, secondo la prima ipotesi, in 5 anni, secondo quelle ventilata nell'ultima settimana ci sarebbero proprio problemi sulla scrittura della legge stessa sentiamo un'anticipazione si è abusato dello strumento del decreto legge che potrebbe condurre di per sé alla caducazione della norma si aggiunge infine in il, la lesione del principio di affidamento laddove appunto questi soggetti chiaramente facevano facevano affidamento che è un principio questo di estrazione comunitaria che se mi, mi consenti di trattenere questi denari in una situazione di emergenza, perdurando tale situazione, una restituzione così, eh, così rapida, così incisiva non dovrebbe essere consentita. Cosa possono fare le persone? Per chi ecco, ritenesse di, eh, di non voler pagare, o per chi eh, non fosse nella possibilità di pagare. Eh, queste persone eh, debbono essere consapevoli che i profili che abbiamo adesso enunciato di illegittimità, di incostituzionalità e lacunità possono essere comunque fatti valere in una sede giudiziaria tributaria, non in via preventiva, quindi non posso andare dal giudice e dire: Giudice, dimmi che questa normativa si interpreta così, dimmi che è incostituzionale. Dovrebbero attendere qualche mese, forse un anno, un anno e mezzo per. Eh, finché, fino a che non arrivi la cartella esatoriale per poi impugnarla e quindi in quella sede davanti al giudice far valere queste, queste questioni. E se ne parlerà più diffusamente duna, durante il nostro appuntamento fisso del mercoledì sera con Sibilla le voci della ricostruzione sulle tematiche dunque del post-sisma, l'appuntamento eh, domani sera appunto. Ed ora parliamo di violenza sulle fasce deboli. Il tema è stato al centro di un incontro durante il programma più ampio di Your Future Festival dell'Università Politecnica delle Marche. Sentiamo. Femminicidi, stupri, percosse, maltrattamenti, stalking, le declinazioni della violenza, donne, minori, anziani, i volti delle vittime che rappresentano le fasce più deboli della popolazione. Troppo spesso la cronaca dura e cruda racconta, altrettanto troppo spesso però le forme di sopruso fisico e psicologico avvengono nell'ombra, tra le mura che dovrebbero essere amiche della propria casa o commesse da persone che dovrebbero essere amanti, amici o parenti. Alla facoltà di economia di Ancona medici, psicologi, forze dell'ordine si sono confrontati sulla tematica Affrontando il tema della violenza a porte chiuse, lo stalking, il lavoro della giustizia, come scienza e tecnologia possono far luce sulle varie forme di violenza, indagarle e risolverle. Abbiamo voluto anche fornire quali sono gli strumenti soprattutto della ricerca scientifica e tecnologica che possono contribuire a aiutare queste vittime di violenza. Ad esempio tipico è il DNA, abbiamo casi di cronaca che sono alla conoscenza di tutti, dal caso di Iare Gambirasio, dal caso Sollecito, dal caso di Melania Rea, ma questi casi sono noti, ma ce ne sono anche altri meno noti dove comunque la scienza ha un suo valido apporto. Per quanto riguarda in persecutori o il cosiddetto stalking, eh, noi abbiamo sempre più eh... Presso i nostri comandi eh, la presentazione in prevalenza di donne, ricordiamo che sono circa un caso su quattro, solo gli uomini, da parte degli uomini, le situazioni di denuncia. Quando eh, le donne vengono a denunciare affrontano questo tipo di problematiche con una consapevolezza eh, diversa. Il convegno si è inserito nel più ampio programma di eventi previsti da Your Future Festival 2018, organizzato dall'Università Politecnica delle Marche. Tante iniziative del Festival, seguite il nostro programma ricco di eventi. Consultare la nostra pagina del sito web che è yff2018.univpm.it e io per il momento mi fermo qui e vi ricordo che dopo di noi c'è il meteo, quindi per le previsioni per la giornata di domani, la nostra rubrica Marche Flash e poi una parte sportiva del nostro notiziario molto ricca perché si parlerà ovviamente del Giro d'Italia che transita nelle marche e poi si parlerà anche della presentazione ufficiale a Coverciano di Roberto Mancini, quindi lo Iesino, il nuovo CT della nazionale italiana di calcio. Grazie per averci seguito, buona serata.